Oggi è 10 agosto, è la notte di San Lorenzo, la notte di Candele sotto le stelle, che da 4 anni vede Gabice Mare parte integrante di questa grande ricorrenza estiva, però qui al Mississippi oggi Gabice Mare ha fatto capire che non si lascia nulla al caso in fatto di programmazione turistica e si guarda già fino al Natale. Richiamandosi alle stelle, quindi alla notte delle stelle che ricade proprio il 10 agosto, l'immagine del nostro Natale sarà dedicata alla stella, quindi è seguito questo percorso che è iniziato quest'inverno quando abbiamo presentato l'immagine dell'estate 2023 con un faro che illumina sia il mare che il monte. Da lì questo faro si trasforma da luce, quindi da luce a una stella. La stella sarà l'icona che ci guiderà per le prossime festività natalizie. È giusto anche farlo in congruo anticipo perché abbiamo modo anche di intercettare più persone possibile, anche i flussi turistici che ci accompagnano durante l'estate, proprio per presentare un programma anche e un'immagine di quello che saranno le festività natalizie. Quindi cerchiamo di avere sempre una visione anticipando i tempi e le tempistiche in modo tale da promuovere anche d'estate quello che Gabice può dare anche d'inverno. Candele sotto le stelle vede inevitabilmente il grande coinvolgimento degli stabilimenti balneari. Siamo pronti per questa sera per far trascorrere ai nostri ospiti una bella serata e i nostri ospiti saranno pronti con tanta musica, divertimento, dress code ovviamente white. La luce delle candele di questa sera, la luce del faro che ha contraddistinto la campagna promozionale di Gabice Mare Monte in questi anni e anche la luce di questa stella del mare che ci avvicina al Natale, il tutto curato da Laura D'Amico. Esatto, sì, questa volta abbiamo appunto voluto unire un evento che è quello di San Lorenzo della Notte delle Stelle Cadenti appunto con la stella che identifica il Natale per fare proprio congiunzione tra tutti questi elementi. Il faro appunto che è stato presentato nella campagna estiva conteneva già questo piccolo elemento che è la nostra ginestra, che è la nostra stella, che fa parte appunto del mondo più, diciamo, della natura, quindi del monte, ma che si congiunge questa volta con la stella che per noi è anche la stella del mare. E la stella marina insieme alla stella del monte, intesa come ginestra, si uniscono per portare luce a tutti i territori, non solo a Gabice, ma anche quella che sarà Pesaro della capitale della cultura 2024 e tutti i territori limitrofi.